Siamo nella sede di Legambiente Marche per cercare di approfondire quanto sta accadendo. Come tutti sappiamo, il clima ci sta dando segnali di alterazione e ci sta dando motivi di preoccupazione. Più volte arrivano notizie dal nord Italia, soprattutto di fiumi in secca e di siccità. Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche, quali sono le situazioni più critiche della nostra regione? Veniamo fuori da una campagna intensa che abbiamo fatto anche in tutto il territorio nazionale, dedicato proprio all'inquinamento atmosferico, che purtroppo questo clima particolare, che indubbiamente non ci fa pensare all'inverno ma sicuramente ad altre stagioni, purtroppo ha accentuato il problema delle polveri sottili. Questa assenza di piogge e di vento fanno sì che le polveri continuino a girare. Il 2015 si è chiuso in maniera negativa assolutamente per molte centraline nelle Marche, che hanno superato il limite previsto dalla legge, che è di 50 microgrammi al metro cubo per 35 giorni l'anno. Nelle Marche ci sono stati molti comuni, Iesi 57, ma anche Pesaro, San Benedetto, Fano, e questo 2016 non è iniziato assolutamente bene, perché già solo nel primo mese si sono registrati tantissimi sforamenti in molte centraline marchigiane. È chiaro che per risolvere il problema dell'inquinamento dobbiamo indubbiamente immaginare una nuova mobilità per questa regione. Poche settimane fa abbiamo presentato il nostro dossier Pendolaria, dove ogni anno evidenziamo quali sono gli investimenti che lo Stato e le Regioni fanno sulle infrastrutture, e purtroppo nelle Marche questa differenza di investimenti tra strade, autostrade e binari è una differenza enorme, perché l'85% in questi anni è andato a strade e infrastrutture viarie, mentre solo il 15% è stato investito per il trasporto pendolare. Quindi purtroppo questa potrebbe essere una delle cause che oggi ci porta a vedere questo inquinamento così elevato. È chiaro che se parliamo di una nuova mobilità parliamo anche di nuove città, parliamo di ricostruire e ripensare le nostre città, dove devono avere sicuramente più spazio le piste ciclabili, più aree verdi, più aree dedicate alla collettività e alla cittadinanza. Per cui indubbiamente questa è la cosa che dobbiamo affrontare con più emergenza. Abbiamo chiesto alla Regione di aprire un tavolo con tutte quante le forze sociali, proprio per dare concretamente una risposta a quello che è stato il protocollo d'intesa firmato il 30 dicembre a Roma, e quindi dare delle risposte concrete a questo territorio, di cui questi dati ci fanno assolutamente capire che abbiamo assoluta emergenza. Ma poi molti altri sono purtroppo inei presenti e vivi in questo territorio, dal problema della gestione anche dei nostri corsi d'acqua, il problema del rischio idrogeologico, il problema di tante aree importanti che devono ancora essere bonificate. Per cui è un territorio in cui le emergenze ambientali non mancano, e che necessitano di una presa di coscienza da parte delle istituzioni e anche dei cittadini, perché poi è un lavoro che va fatto da tutta quanta la comunità. Dal punto di vista del rischio idrogeologico, delle alluvioni, della pulizia dei fiumi, a che punto siamo? L'alluvione di Senigallia di quasi 2 anni fa ha insegnato qualcosa? Nel 2014, anno dell'alluvione, abbiamo con coraggio portato la nostra Coletta Verde, che è questa storica campagna che si occupa proprio di tutela delle acque ma anche di gestione del territorio. Noi dalla nostra coletta del 2014 abbiamo promosso e lanciato l'esperienza del contratto di fiume, un tavolo aperto tra tutte quante le forze che operano sul fiume, per cui abbiamo le istituzioni, gli operatori turistici, gli agroforestali, tutti quanti i soggetti che a vario titolo hanno un interesse alla corretta gestione del fiume, vengono invitati attraverso il contratto di fiume a mettersi insieme e studiare quelli che sono i punti di debolezza, i punti di forza e quindi le soluzioni da portare avanti. Dopo l'alluvione di Senigallia si è mosso qualcosa, il comune si è fatto capofila e sta portando avanti il contratto di fiume sul Misa, ma ne sono partiti molti altri nella nostra regione, e la regione Marche lo stesso a fine 2014 ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, per cui una presa di consapevolezza diversa, più matura del fenomeno, e quindi ci auguriamo che possa anche qui partire una nuova modalità di gestione dei nostri corsi d'acqua e di tutto il territorio. Grazie.